e proseguiamo con la cerimonia di premiazione. E premiamo Antonio Infantino. Consegnano il premio il maestro Pasquale Menchis. Rossana Santoro. Leggo la motivazione. Grande interprete della più antica tradizione musicale risalente al popolo anellenico degli Enotri. Allora io poi vedremo anche di far dire qualche cosa al maestro Menchis, però le persone non sanno che noi eravamo già amici di infanzia, da bambini, e quindi ci conosciamo ormai da una vita. Del ruolo via Taranto, da cui poi ha tirato fuori la storia del tarantismo, che non ha nulla a che vedere col tarantismo, ma è il ricordo infantile di Rocco e gli altri amici bambini che eravamo. Questa basilicata nuova, Rione Verde Ruolo, era, cioè, una delle cose moderne, nuove, come la Martella via Matera, era la potenza nuova, quindi questa piena di speranze, è il segno di una nuova comunità. Infatti moltissimi di noi ci ritroviamo ormai, la maggior parte è classe dirigente, però dico fondamentalmente parte di un popolo che ancora si sente, poiché l'abbiamo imparato da bambini, il senso della collettività. Certo, no, sì, io no, a parte questi ricordi di infanzia, io ricordo che ovviamente ero più piccolo di te, mentre noi giocavamo ancora e il cowboy e gli indiani, tu già costruivi chitarre, quindi questo riferimento mi sembra interessante. Però la cosa importante è che Antonio Infantino è stato ed è il maestro dei più grandi cantautori italiani, e quindi tutti lo riconoscono come un punto di riferimento, come un grande maestro. Ecco, ma quello che ho imparato e lo devo a voi, come voi lo dovete agli altri che sono venuti prima di noi, che quando ci hanno trasmesso, così come nel mio caso, le radici molto forti, come dicevano i greci, i pittori greci, non è fatto da mano umana. Quindi così quando uno canta, non canto io, ma è l'intero popolo, oggi diremmo è l'intera genetica. Però per esempio c'è un nome difficile, qualcuno ha detto anellenico, no? Il genofilo. In realtà, per esempio, cioè, molti dimenticano ed è per il momento ancora difficile. Ma se voi aveste la minima idea dell'importanza, per esempio, su un vaso enotrio del 500 a.C. c'è una lira col tetracordo pitagorico dipinto sopra. È un pezzo più importante della Gioconda di Leonardo, ma occorre che sia soprattutto i lucani, cioè soprattutto la gente del posto impari, perché gli esperti del mondo intero lo sanno, ma non lo sappiamo la maggior parte di noi. Allora queste cose vanno riscoperte e supportate. E l'altra cosa fondamentale, ci ho messo anche a capirle, perché molte volte noi ci lasciavamo andare, se uno parlava in dialetto, ma con Gianluca fuori non sapeva neanche parlare italiano, capito? E in realtà è proprio come il famoso triangolo Lausberg, c'era il sindaco, qualcuno di Tursi. Tursi, diciamo, Tursi, no, Tursi fa parte del triangolo Lausberg. Albino Pierro è stato indicato al premio Nobel perché la sua lingua, il suo dialetto, è uno degli ultimi residui di un di fonemi. Shampoo, Namace, Namace, Chamin, Motoraga, Nabotangaba. Non è napoletano, non è calabrese, non è niente di tutto quello che cos'è, è la lingua dei serdaioi.
cioè corrisponde all'età nuragica. Se voi andate nel museo di Policoro, trovate la barchetta di bronzo, me la fece vedere Adamastiano, era ancora vivo, la barchetta di bronzo con i guerrieri nuragici, e so che si ritrova, l'ho ritrovata pari pari nel museo di Nuoro. Cioè la stessa cosa dei vasetti detti scritti Chiorinzi, in realtà è noto, l'ho ritrovato identico nel museo di Rodi. E quindi lì effettivamente, cioè, credo che ancora abbiamo molto da studiare e da approfondire, ma vi garantisco, dando ormai i capelli bianchi, posso dare. Cioè, il tesoro è immenso, cioè, allora, quando dici cultura popolare, no, dico, ecco, qui dentro il ruolo delle prologhi, genius loci, è importante quello che viene trasmesso attraverso la oralità, dove la oralità diventa il bene immateriale. Se una cosa va applicata, come la parola è oro, questo per esempio gli islamici lo sanno bene, del valore cioè, di materia immateriale che ha la parola come espressione dell'io profondo. Allora io per ringraziarvi, e come da buon lucano so anche nascondere e conservare le cose, poi quando è festa si tirano fuori i regali, con una sola frase. Però insieme, diciamo, quasi come la glossatura, cioè il commento che ci facevano fare al liceo, la glossa, dica, fare il commento, dica, lasciatelo passare su malevento, cioè lasciatelo passare su malevento, che è l'invocazione augurale, cioè per togliere il malocchio e per augurare buona sorte. Ed è il canto, ma questo me l'ha insegnato una maciara. Se invece prendete Parmenide, prendete Leucippo, V secolo a.C., maestro di Democrito, il quale è stato a sua volta maestro di Karl Marx, quindi voi scoprirete che è arrivata tutta la storia del naturalismo su cui dibatte la scienza contemporanea. Ma dice, ma sti benedetti lucani, ma che grazia divina ha avuto a nascere in questa terra, povera? No, è la più ricca, è veramente la terra dei re. Bravo. Grazie Antonio. C'è il coro perché non ha senso se non c'è l'emissione dei fiati. Perché il vento vuol dire anche psiche, psicologia, vuol dire anche soffio, respiro, anima. Quindi quando dici lasciatelo passare questo mare di vento, non c'è augurio migliore che uno possa fare ai propri amici e anche ai nemici. Allora, lasciatelo passare, lasciatelo passare su malevento. Grazie a tutti.